video dove spiegheremo come fare, come riprodurre questa pianta di geranio. Logicamente prima pulirla tirando via tutte le foglie secche come vedete qua. Ciao. E dopodiché bisogna andare a decidere il nostro ramo. Io incido, taglio via una parte, questa qua si era rotta. Allora, questa parte qua si è rotta, andiamo a decidere una pianta. Vedete, sono un po' scendenti questi gerani qua. Andiamo a tagliare tutte le piante che sono, le rame stanno andando a marcire. Togliamo di tutto. E dobbiamo prendere le parti apicali, tipo questa qua può andare bene, questa qua così. La tagliamo qua circa lunghezza, così lasciandola così lunga. Lasciandola lunga qua così. Tiriamo via 2-3 foglie proprio all'inizio, qua così. E qua così all'inizio. E useremo solo la parte apicale. Togliamo via tutte le infiorescenze che ci sono. Tiriamo via. Toglieremo un po' di foglie qua così. E andiamo a piantare questa parte qua, tenendo la parte apicale. Eccoci qua con le nostre piante che abbiamo tagliato prima, il geranio. Dobbiamo far vedere logicamente. Facciamola come riprodurle. Allora abbiamo queste cose qua così. Allora, le occorrenti che ci servono saranno palette di vario tipo per un quale si va meglio, una forbice, dopo ci serve acqua, logicamente, e questa cosa qua è un po' strana, che praticamente è una polvere bianca chiamata ormone radicante, e dovremmo intingerci le piante domani, poi vi spiego meglio, e dei pacchetti con cime, praticamente. Vasi a vostra scelta, vasi di quello che volete voi, diametro anche più piccoli possono andare bene. E adesso partiamo prendendo la nostra pianta che vogliamo. Io qua ne ho di vari tipi, ma io prendo quella migliore. Andiamo a tagliare tutte le foglie, che ci sono tutte le foglie che hanno. Possiamo fare l'operazione, possiamo farla benissimo con la mano. Così, tutte le foglie le andiamo a buttare via. Tranne quelle apicali qua. Qua c'è una diramazione, dobbiamo tagliare via. Qua ci sono infiorescenze, da tagliare via, queste qua che dove faranno i fiori. Adesso quando ce l'hanno così la tagliamo rispettivamente io 9, 1, 2, 3, 4, qua c'è un po' di marcescente, sta marcendo, quindi andiamo a tagliare per la parte sopra poco più circa, andiamo a tagliare, andiamo a lasciarla tutta completamente così com'è, se volete spostare un'altra sulle foglie qua, ma io la lascio così intanto per farvi vedere, ne prepariamo anche un'altra, vediamo qua, dove prendere questa parte qua, io taglio tutto qua, tra un po' mi serve. Qua vedete sta facendo già i fiori qua. Sta facendo dei fiori. Li andiamo a tirare via e andiamo a tagliare la pianta qua perché è dura un po'. La possiamo anche tagliare qua così, però farla più piccola questa pianta qua, capito? Possiamo farla anche abbastanza piccola. Ne facciamo l'ultimo, vediamo se è la migliore qua per utilizzare. Farla pianta, vediamo un attimo. Questo qua può andare bene. Proviamo questa pianta qua, la andiamo a tagliare via i nodi qua grossi, che ci sono i due fogli, ne abbiamo i due fogli che hanno fatto confusione, e poi andiamo a tagliare rispettivamente i nodi, vedete qua. Dobbiamo sempre tenerci pulito il posto dove lavoriamo, perché se non ci capiamo meglio noi. Ok, vedete qua c'era un'altra ramificazione, la tagliamo via, e questa è la nostra pianta fatta, questa qua è la parte apicale dove dopo andrà a produrre altri fogli. Questa parte qua non ce l'avevano più, quindi l'ho lasciata qua. Adesso partiamo con le altre piante, ve ne farò vedere una in specifico. Dobbiamo fare un'operazione molto molto semplice, preparare i vasi con la terra. Io ho preso questi vasi qua piccoli, perché andiamo a mettere qua così, tanto dopo si fa l'altra pianta. Quindi andiamo a riempirlo con la terra, mettiamo la terra qua così, vedete. Mettiamo tanta terra qua così. Togliamo via le parti grosse di terra. Come terriccio possiamo uso della torba normale. Dopodiché una volta aver fatto il nostro bellissimo riempimento di terra, andiamo un po' a compattare, non troppo, e andiamo a prendere questo ormone qua che vi spiego io. Questo ormone qua fa sviluppare le radici più in fretta, ma si possono anche fare anche senza volendo se non mi sia. Vedete della polvere semplicissima bianca, della polvere bianca così, il vaso lasciamo là. E logicamente possiamo benissimo, prendiamo la nostra pianta e andiamo a immergere per bene sull'ormone, teniamo da una parte così sia bella piena, vedete, la mettiamo così e andiamo a infilarla sulla terra, non la infiliamo troppo, la lasciamo circa così, andiamo a premere con le mani per bene attorno alla pianta per farla per bene attecchire così all'incirca.
all'incirca, mettiamo così. È un po' troppo lunghetta questa pianta, però ve non importa, possiamo fare operazione con un'altra all'incirca. Basta soltanto sporcarla un po' così, la andiamo a piantare qua. E l'ultima cosa che sarebbe da fare è prendere il nostro spruzzatore qua, così lo carichiamo un po' di acqua e andiamo a bagnare. Andiamo a bagnare con lo spruzzo quello là un po', vediamo che si può anche regolare lo spruzzo. Lo carichiamo un po' e andiamo a dargli un po' di acqua, così, fai. E così di acqua. Gli diamo ciao ragazzi! Ancora un po' di acqua. E basta. E adesso basterà soltanto lasciarle qualche altro. Basterà lasciarle soltanto qualche altro. Però aspetta un attimo. Le nostre piante. Allora, per finire vi faccio vedere queste cose qua che trovate normalmente comprate sui garden center. Sono delle cose per metterle sulle piante, quale metterete sulla pianta quando sarà grande per dargli concime. E sulle piante piccole ne l'ho tagliata a metà, l'ho tagliata a metà e ne fate metà per una pianta piccola. Vabbè, e ho per questo, diciamo, questo video, per queste cose tutto quanto di questa parte di piante. Logicamente con tutte le varie altre piante se ne possono fare ancora, con solo la parte apicale se ne possono fare ancora, ma benissimo, è tutto quanto. E queste tele qua vi consiglio di farle verso luglio-agosto, fine metà luglio per all'incirca, così col caldo faranno meglio le radici. Tenerle sempre bagnate e possibilmente mettere anche, come si dice, possibilmente tenerle anche su un sottovaso, che così vedete l'acqua scende. Tenere su un sottovaso così hanno sempre l'acqua pronta. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.